ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ha incantato, ma una spina amico sempre. Allora Jack, parlando un po' di attualità, cosa ne pensi di questo Padova e dei playoff? Speriamo riescano a arrivare fino alla fine, anche se effettivamente era bello arrivare primi e quindi vincere il campionato, ma non ci siamo riusciti, e speriamo anche che possano ripetere le gesta degli ultimi playoff di un po' di anni fa. Certo che siamo proprio sfigati. Sì, siamo un po' sfigati, però oggi ti andrò a mostrare una persona che i playoff li ha vinti un po' di anni fa, più di 10 anni fa. Sai chi? Carlo Sabatini? Esattamente, andiamo. Ciao Carlo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Carlo, ciao. Ciao. Allora Carlo, ciao. Come ciao. Stai? Tutto bene? Tutto bene. Bene. Allora, faccio un attimo riassunto della tua carriera col calcio Padova. Tu nell'anno 2008... Ci vuole tempo, eh? Ci faccio vuole tempo, breve, perché breve. È lunga, poi... è lunga. Allora, 2008-2009, promozione in Serie B con i playoff. Sì. E poi 2009-2010 la permanenza tra i cadetti, la salvezza attraverso i playout, giusto? Sì, sì, giustissimo. Perfetto. Giustissimo. Li ho in mente in maniera indelebile, non può che essere così. Allora, però la mia carriera col padre è molto più lunga, sì, perché sì, ho fatto tantissimi anni. No, lo dico perché ne sono fiero e orgoglioso del mio trascorso anche nel settore giovanile, e anche il mio ritorno al settore giovanile ne vado veramente molto molto orgoglioso. Bene, e parlando di attualità, no? Tu sei perugino? Eh sì, credo quindi, che si senta anche. Sì, un pochino, leggermente. Come hai vissuto questo testa a testa tra il Padova e il Perugia durante queste partite? Beh, diciamo che Perugia la sento abbastanza lontana ormai, pur essendo la mia città natale, ma naturalmente dal punto di vista calcistico per me non esiste il confronto, per me c'è solo il Padova, perché Padova dal punto di vista calcistico mi ha regalato tutto. Ho iniziato qui la mia carriera da professionista, ribadisco, per tanti anni ho fatto le giovanili, e poi mi ha dato questa immensa gioia di poter allenare la prima squadra provenendo dal settore giovanile e di centrare la promozione che mancava a Padova da tanti anni. Quindi per me, l'ho detto nel giorno del mio insediamento come allenatore, per me allenare il calcio Padova è stato come allenare una squadra di Champions League, è la stessa soddisfazione, la stessa gratificazione. Poi l'anno dopo siamo riusciti a mantenere la categoria, un'annata partita benissimo, poi si era trasformata in negativo, veramente abbiamo rischiato la retrocessione e appunto ci siamo riusciti a salvare attraverso i play-out con un'impresa importante a Trieste, che credo che i tifosi ancora si ricordano, io di sicuro sì, perché mi sentivo forte il peso della responsabilità di, dopo aver portato il Padova in B, sentivo forte appunto il peso della responsabilità, non potevamo retrocedere nella maniera più assoluta, e per fortuna è andato tutto bene. Grandi soddisfazioni, insomma, proprio... Assolutamente sì, insomma, nella mia città di adozione, poi ribadisco, dopo tanti tanti anni di settore giovanile, per me è stata una gioia immensa. Poi qui siamo in Prato della Valle e mi ricordo bene quella sera col pullman scoperto, siamo arrivati in piazza gremita di gente, anche se era un orario tardo, e facemmo dalla sede comunale, facemmo appunto il saluto ai nostri tifosi, ed è stata veramente una soddisfazione, momenti irripetibili, gioie irripetibili. E quindi adesso questi playoff come te li stai vivendo? Insomma, come tutti, da primo tifoso padovano, ma anche da, come dire, da addetto ai lavori all'interno, operante all'interno del calcio Padova, insomma, abbiamo vissuto un po' una forte delusione. Ma dico io, bisogna pensare assolutamente in maniera positiva, perché la squadra c'è, la società c'è, il mister è ferratissimo,
tutte le componenti sono motivatissime, quindi dobbiamo assolutamente pensare in maniera positiva e vivere questi playoff come ci compete, con una squadra di blasone di rango che sicuramente farà molto bene e ribadisco, dobbiamo tutti quanti spingere questa squadra al traguardo che ci spetta e ci compete. E Rabito qualche settimana fa ha parlato appunto della vostra promozione nel 2008-2009 tramite i playoff e dicendo che secondo lui c'era un clima diverso nella vostra squadra rispetto a questa e a come è arrivata ad affrontare i playoff. È vero secondo te? No, dice una cosa giusta, è vero. Noi avevamo praticamente a 6 giornate dalla fine della stagione regolare toccato il fondo, perdemmo in casa con il Ravenna e mi ricordo ancora i titoli dei giornali, Game Over, quindi ci davano tutti per spacciati e proprio da lì abbiamo trovato la forza interiore, tutti insieme, per fare una cavalcata importantissima. Vincemmo praticamente tutte le partite e arrivavamo, sì, effettivamente ai playoff molto lanciati, con la convinzione e la determinazione che danno appunto queste esperienze molto negative, ci si compatta, ci si unisce e si riesce a tirar fuori il meglio ognuno da se stesso e tutti insieme a livello di squadra. Ed è la stessa cosa che deve fare il Padova. Però il Padova non ha attraversato un momento così negativo come il nostro, perché non ci dobbiamo dimenticare che ha fatto 80 punti, ha vinto e stravinto tantissime partite, quindi deve recuperare, come dire, tutte le positività che hanno caratterizzato la stagione. Però anche, come dire, trarre la forza da quelle ultime partite che hanno segnato un aspetto negativo, deve trarre la forza, ricompattarsi e affrontare i playoff con una carica in più, con una determinazione maggiore. Ma io sono convinto che questo aspetto, unito anche alla grande qualità tecnica che ha questa squadra, che è indiscutibile, possa fare dei playoff di altissimo livello. Non dico quale deve essere il risultato, quando dico altissimo livello ci siamo capiti. Ci capiamo assolutamente. Allora Carlo, come sai, nella nostra trasmissione le magliette sono molto importanti perché da esse noi partiamo poi per parlare di molte cose e volevo farti vedere questa che è della stagione 2008-2009, ma quando è stata indossata forse tu non eri lo spogliatoio per... No, ero in esilio, ero stato esonerato e questa, se ben ricordo, è stata la partita con il Verona, purtroppo finita male. Però io non c'ero, ma come ho detto quando poi sono stato richiamato, io c'ero sempre con i miei ragazzi spogliatoio, quindi soffrivo con loro, certo, anche se non ero io l'allenatore. Certo. E quindi questa sconfitta con la maglia del centenario ho sofferto anch'io con i ragazzi, anche se non ero in panchina, perché avevo legato tantissimo con quel gruppo. E poi questa maglia però me l'hanno regalata a fine stagione. Ed è anche stata onorata. La conosco ed è stata onorata con la promozione. Quindi. Certo. Subito dopo ti faccio vedere invece quella della stagione. Non è la gialla indossata a Busto Arsizio, ma è comunque la maglia di quell'anno, che è stata una cavalcata trionfale. E sì. Che ricordi hai? No, dei ricordi di una stagione, come dire, partita benissimo, perché facevamo dei turni di Coppa Italia in cui riuscimmo a eliminare prima una squadra di Serie B che era il Piacenza, tra l'altro allenata da Mister Pioli, e poi il Chievo. Poi abbiamo eliminato il Chievo, che era una squadra di Serie A, con una doppietta di Varicchio, ancora ce l'ho ben stampata in mente quella partita, quindi c'era grandissimo entusiasmo. Avevamo sicuramente una squadra competitiva forte e pensavamo tutti di poter ottenere, anche se non lo dichiaravamo, pensavamo di poter ambire alla promozione diretta. Invece l'impatto con il campionato è stato duro, abbiamo fatto 2 pareggi, di cui uno rocambolesco a Legnano, abbiamo fatto un 4-4 all'ultimo minuto, insomma, con tripletta di Rabito. Poi abbiamo pareggiato la partita successiva e poi abbiamo perso 3-0 a Novara, quindi l'impatto con la stagione è stato durissimo e da lì naturalmente è cominciato, come dire, anche
il malcontento, voglio dire, da parte della tifoseria, ma anche della stampa, perché effettivamente la squadra poteva e doveva fare di più. Poi ci siamo ripresi, però abbiamo avuto un andamento altalenante, da montagna russa. Quindi vincevamo, non so, col Cesena, anche partite importanti, però eravamo capaci di andare a perdere a San Benedetto. Quindi c'è sempre stata questa altalena, oppure vincevamo con la Cremonese con gol all'ultimo minuto di un ragazzo di 18 anni che era Pietro Baccolo, quindi anche soddisfazione a livello personale perché valorizzavamo il settore giovanile, e poi magari la partita dopo abbiamo perso con il Monza. Quindi molto altalenanti. Talmente altalenanti che poi alla fine il presidente Cestaro si è arrabbiato e mi ha esonerato, quindi, e io ho sempre detto che ci stava, perché la squadra sicuramente non esprimeva tutto quello che era nelle potenzialità. E poi non parlo del periodo in cui non ci sono stato, perché tra l'altro è stato molto breve. Alla ripresa abbiamo subito fatto bene, con entusiasmo, però poi siamo ricaduti in due partite disgraziate, quindi pareggio con la Spal e sconfitta in casa con Ravenna, molto molto dolorosa, che ha portato, come dire, ci ha portato praticamente fuori dai playoff e lontani dai playoff. Eravamo lontani 6 punti più lo scontro diretto a sfavore. Sembrava un'impresa impossibile. Siamo andati a Cremona incerottatissimi, eravamo 12 giocatori disponibili, ho portato tanti ragazzi della Beretti in panchina, ma lì è scattato qualcosa, perché abbiamo trovato quella rabbia, quella determinazione, oltre alle lo qualità. Lo percepivi? Assolutamente, assolutamente sì. Io racconto sempre di questo rientro mesto negli spogliatoi dopo la sconfitta con Ravenna, pochissime parole, però c'è stato uno sguardo fra di noi spogliatoio che la diceva tutta. C'era veramente rabbia e voglia di riscatto. Un allenatore le capisce, no? Assolutamente sì, li percepisci. I ragazzi erano comunque, avevano lo sguardo, come dico, mi piace dire a me, assatanato. E però tante volte si ha lo sguardo assatanato, però non si riesce a dimostrare in campo. Noi dalla partita successiva abbiamo dimostrato in campo di voler a tutti i costi dimostrare in primis a noi stessi, ma soprattutto al nostro generosissimo pubblico, che non eravamo quelli, che potevamo fare di più. Abbiamo fatto questa galoppata, quindi vincendo partite importantissime come Reggio Emilia, anche soffrendo, stringendo i denti, tirando fuori tutto quello che avevamo. E poi c'è stata la cavalcata dei playoff, bellissima, con pareggi casalinghi che lasciavano anche un po' di amaro in bocca, svariati rigori sbagliati. Esatto. Quindi anche uno a Ravenna, fondamentale. E poi queste partite di ritorno in cui però noi ci sentivamo sereni. Non, voglio dire, tesi, naturalmente determinati, la tensione tipica di partite di questa importanza, però sereni, nel senso che avevamo acquisito una sensazione di impotenza, come se nessuno ci potesse fermare. Tant'è che anche a Busto, espulsione, quindi sembrava girarci tutto male, contro, però noi avevamo detto che la partita la potevamo vincere perché avevamo visto una Pro Patria in calo sotto l'aspetto fisico atletico, ci eravamo detti che potevamo vincerla a distanza, anche contando su quella, come dire, sensazione che attanaglia le squadre che hanno 2 risultati su 3. Gli ultimi 20 minuti sono tremendi per quelle squadre, perché hanno paura di vincere, il famoso braccino che esiste anche nel tennis, anche in altri sport, e noi l'abbiamo sfruttato pienamente, anche se eravamo in inferiorità numerica. Naturalmente ci vuole anche un pizzico di fortuna, e questo è evidente, l'abbiamo avuta a Ravenna con quel palo naso gol di Falzini. Però cercata, perché io non mi dimentico che palla al centro, pareggio del Ravenna, siamo andati in 6 giocatori ad attaccare l'area avversaria con la convinzione e la determinazione di poter rifare immediatamente gol. Queste sono sensazioni che vengono fuori solo in determinate situazioni e solo con gruppi di un certo tipo, che uniscono alle qualità tecniche anche delle grandi qualità morali.
e noi le avevamo, anche se abbiamo fatto fatica a tirarle fuori. Le abbiamo tirate fuori quando abbiamo avuto l'acqua alla gola. Una domanda che ti faccio, visto che prima parlavi dei ragazzi giovani, tu hai sempre lavorato, insomma, qui a Padova hai iniziato lavorando nel settore giovanile. Sì. È una soddisfazione riuscire a portare un ragazzo, io dico, come Baccolo, appunto a giocare una finale playoff, o comunque a integrarlo nel... Assolutamente, no, Baccolo tra l'altro è partito titolare nella finale di ritorno dei playoff. Esatto. Sì, poi sì. L'ho dovuto sostituire perché siamo rimasti in 10, era il trequartista era il giocatore sacrificabile per come dire, completare la linea difensiva, perché era stato espulso di Venanzio, quindi messo Falzini, sistemata la linea difensiva. No, una soddisfazione enorme, perché io sono cresciuto col settore giovanile storico del calcio Padova, dei Loris Fincato, dei Vittorio Scantamburlo, in cui c'era dei Sartor, sì, quindi certo. quella estrazione lì ci credevamo, la società ci credeva molto nel settore giovanile. Abbiamo dato tutto noi stessi per il settore giovanile, quando vedevamo un ragazzo emergere, chiaramente era una grandissima soddisfazione. E in parte l'abbiamo riassaporata anche con Lovato, certo. Che è stato, come dire, insomma, ha fatto il titolare nella gestione dell'anno scorso. E quest'anno abbiamo Vasic, che purtroppo ha giocato poco, ma è stato molto presente ed è un ragazzo molto apprezzato da tutto lo staff tecnico e dalla direzione sportiva, e quindi siamo contenti e speriamo di averne altri proponibili per il prossimo anno, magari dove dobbiamo essere. Tornando all'attualità, Carlo, secondo te chi è che in questo Padova potrà fare veramente la differenza? Sono in tanti perché è una squadra, come ho detto prima, che ha dei valori tecnici notevoli. Non a caso tutti dicono che gran parte di questi giocatori potrebbero tranquillamente giocare in Serie B. Si dice che Ronaldo sia un giocatore molto importante per questa squadra. Io l'ho detto anche in altre occasioni, la penso anch'io così, è un giocatore importante che può fare la differenza, ma devo dire ce ne sono tanti altri. Anche davanti abbiamo tantissime frecce al nostro arco e si tratterà di vedere chi nel momento decisivo sarà più in forma, più in condizione. Il mister saprà sicuramente scegliere l'11 migliore, ma non dimentichiamoci che anche i cambi faranno la differenza in queste partite. E proprio parlando di momenti decisivi, l'anno il 2009-2010 ci tocca giocare i play-out, e in quel caso hai avuto due giocatori che adesso, insomma, soprattutto quello di cui si vede la maglietta si nomina spesso, che hanno fatto la differenza, e l'altro è Jack Bonaventura, che in quella partita, la partita di Trieste, assolutamente si è fatto notare. Sì, come dico io, non era una partita di campionato, che per quanto importante un campionato di Serie B, questa era la partita che decideva il nostro destino, cioè una retrocessione che ha un peso notevole, è una gara importante, difficile da interpretare, e loro due erano i più giovani, venivano da un campionato primavera e hanno fatto una partita di alto livello, di spessore, ma soprattutto di personalità. Hanno dimostrato che non avevano nessun tipo di timore, hanno giocato con grandissima determinazione, con grandissima personalità, tirando fuori tutto il meglio dal loro repertorio. Quindi ciascuno nella propria posizione, quindi Darmian ha fatto il terzino destro, sì. Tra l'altro un ruolo che gli abbiamo assegnato noi con un'intuizione di Checchi De Franceschi, che lo prese e mi disse: questo è un centrale, gioca centrale nella primavera, ma secondo me ha le caratteristiche per poter fare anche il terzino destro, esterno destro, come si suol certo, dire adesso. E io non mi pareva il vero, perché ero abituato con i giovani a lavorare, a trasformarli anche nel ruolo, e quindi l'abbiamo fatto e ci ha dato grandissima soddisfazione. Poi la sua carriera l'ha fatta proprio in quel ruolo. Bonaventura ha giocato da trequartista, evidenziando estro e fantasia e facendo giocate importantissime. Il gol l'ha fatto in maniera un po' fortunosa, ma il fatto che si è fatto trovare in quella posizione facendo uno scatto di 30 metri la dice lunga su anche la determinazione che aveva questo ragazzo, e quindi grandissima soddisfazione, anche se non erano nostri, sì, sì. Perché erano in prestito, certo. Uno dall'Atalanta, uno dal Milan,
Ecco, il mio auspicio è che prossimamente i ragazzi giovani che giocano siano prodotti dal nostro vivaio. E visto che hai visto appunto tanti giocatori giovani nella tua carriera, avevi notato che avevano queste potenzialità? Cioè, pensavi che avessero potuto fare una carriera del genere? Lo so che è una domanda... No, però... Allora, io... Bonaventura l'ho avuto poco perché è arrivato al mercato di gennaio, sì. E poi sono stato esonerato, quindi me lo sono ritrovato e chiaramente si intravedevano grandissime qualità, okay. Soprattutto dal punto di vista tecnico. Darmian chiaramente l'ho conosciuto meglio. La partita proprio che mi ha convinto sulla possibilità che questi due ragazzi avrebbero fatto una carriera importante me l'ha data proprio la serata di Trieste, certo. Perché ho detto: due ragazzi giovani, giocare una partita così importante con tutte le tensioni che avevamo addosso a quell'età e non, come dire, non si sono proprio spostati di un millimetro. Hanno giocato una partita di alto spessore e lì quella sera ho avuto certezza che questi due ragazzi avrebbero fatto una carriera importante. Carlo, grazie per averci fatto rivivere i tuoi momenti, le tue emozioni e i tuoi successi col Calcio Padova e speriamo, insomma, di poter rivedere questo pullman passare per Prato della Valle, come hai menzionato prima, qualche tempo fa. Dove devo firmare? Perché questo sì, datemi qualcosa da firmare che lo firmo immediatamente. Siamo in due. Però no, è stato bello rivivere quei ricordi e... Insomma, poi non aggiungo altro, ho detto, insomma, se devo mettere una firma la metto immediatamente. Ah, okay, chiusi. Grazie. Grazie, prego. Grazie Carlo. Sai Jack, stavo pensando che secondo me tra la gente non c'è più questa euforia o questa passione per il Calcio Padova. Di conseguenza la gente, secondo me, non sa neanche più in che categoria gioca il Calcio Padova. Quindi... è un po' morta la tifoseria, tra virgolette, no? Io non ne sono così sicuro, però proverei ad andare a vedere già da questa puntata in giro. Proviamo, dai. Proviamo. Tu conosci il Calcio Padova? No, purtroppo. No, ok, quindi dubito che tu sappia in che categoria gioca. In B dovrebbe essere... No, in C. Era risalito in C un paio di anni fa. C'era stato un casino terribile, tipo 4-5 anni fa in centro perché erano stati promossi. No. Beh, dai, ci è andata vicino. Voi conoscete il Calcio Padova? No. Il Calcio Padova, ma mi dispiace un sacco. Sapete in che serie gioca? Allora, ma io non sono tifosa proprio in generale, quindi mi interesso anche poco, onestamente. Sì, so, neanch'io. C. Ho indovinato. Hai preso. Bravissima. Tu conosci il Calcio Padova, lo segui? Sì, sì, certo. Quindi sai benissimo in che categoria, eh? Certo, in Serie C. Bravo. E per poco passava in A, cioè in B. Bravo. E ha perso a pari merito per lo scontro diretto, se non sbaglio. Conoscete il Calcio Padova? No. Tu? Sì, un po' di più. E quindi sai in che squadra gioca? In che categoria, scusami? Sì, in Lega Pro, sì. Tu conosci il Calcio Padova? Sì, conosco. Nel senso, infatti ho visto le maglie e ho immaginato qualcosa. Ok, cosa sai dirmi? Sai in che categoria gioca? Che è in Serie C, è arrivato secondo in campionato a pari merito col Perugia, se non sbaglio. E ora ci sono i play-off, appunto. Ok, qualche calciatore lo conosci? No, questo, cioè non ho guardato le partite quest'anno. No, niente. No, mi dispiace. Siamo arrivati primi a pari punteggio del Perugia, però per differenza reti purtroppo è passato il Perugia. Ok, e... Ci speravamo che andasse in B diretto, adesso abbiamo la penitenza dei playoff. Allora, sa anche, conosce qualche giocatore? A parte Ronaldo, che diciamo è Firenze, c'era... Ma adesso non mi sovvengono. Sì, non... Conoscete il Calcio Padova? No, non lo conosco mica, no, mi spiace. Voi? No. Conosce il Calcio Padova? Sì. Sai in che categoria gioca? In Serie C. Perfetto. E qualche calciatore lo conosce? No. Sta andando malino, entriamo nel ghetto e vediamo se va un po' meglio. Proviamoci, dai. Tu segui il Calcio Padova? No, assolutamente no. Ok, quindi non sai neanche in che categoria gioca? Non ho la più pallida idea.
Allora Jack, hai visto come volevasi dimostrare, tra la gente non c'è tutta questa grande conoscenza per il calcio Padova. Noi comunque continueremo l'esperimento anche la settimana prossima, nella prossima puntata? Assolutamente sì, quindi per oggi la puntata termina qua. Continuate a seguirci su Padova Sport. Ma quando torno a Padova, Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mega incantà, ma una spina amico sempre in corso.